Ben trovati a tutti. Eh, già il primo impatto visuale è sicuramente strano, diverso dal solito studio. Eh, lo andremo a scoprire insieme dove ci troviamo oggi per questo nuovo appuntamento di Non Solo Rosa. Grazie per essere con noi e grazie all'ospite di oggi. Lei si chiama Silvia Nicolis. Grazie di averci ospitato in questo posto che poi ci racconterai eh, di che cosa si tratta. Ma come eh, rito della nostra trasmissione eh, apriamo con la domanda uguale per tutti: chi è Silvia Nicolis? Ma io sono un essere umano, una persona <ride> che ama vivere, ama la vita, sono una persona molto ottimista e creativa, felice, e sia nel bene che nel male, perché chiaramente anche la mia vita è fatta di tante sfide, però fondamentalmente io mi sento una persona in continua evoluzione, per cui sempre alla ricerca di nuovi obiettivi, nuove cose da fare e vivo così le mie giornate anche sempre alla ricerca di stimoli che possano essere, portare beneficio a me, ma anche al territorio, a tutte le persone che mi circondano. Quindi Faccio fatica a dare una definizione specifica perché io mi vedo come appunto una persona in continua evoluzione con tantissime sfaccettature, quindi farei fatica a identificarmi in un'unica definizione. Sì. È una presentazione diversa dalle solite, ti dirò Silvia, perché di solito eh, le persone che incontro mi dicono sono mamma, sono moglie, oppure sono questo, faccio questo mestiere, ho questi anni. Eh, Sicuramente innovativa la presentazione che hai dato di te ed è anche eh, ci, lascia, ci permette di lasciare qualche cosa eh, da scoprire andando avanti. Ma la prima cosa che ho detto è che mi trovo in un posto particolare. Dove mi trovo oggi? Siccome siamo ospiti tuoi, raccontaci. Allora, ci troviamo al Museo Nicolis. Il Museo Nicolis per me è casa. È un sogno realizzato di mio padre, ma in realtà io sono cresciuta in mezzo a queste macchine perché da quando sono nata ho avuto la fortuna... Di seguire il papà in questa grande passione che di fatto nasce poi dalla sua povertà, perché lui, uomo degli anni 30 nasce povero, per cui inizia a raccogliere la carta con la prima bicicletta, anzi addirittura col cavallo e col carretto. Poi il primo camioncino si appassiona di meccanica, inizia a comprare tutto quello che gli altri buttano. E quindi io cresco da bambina giocando con fanali a carburo, accessori di macchine, e cose meccaniche, tecniche che mi incuriosivano tantissimo. E poi, pian pianino, diciamo, questa grande raccolta si è trasformata in una grande collezione internazionale, poi divenuta museo che ho gestito da sempre perché è stato molto naturale per il okay. papà affidarmi la, la direzione diciamo, di questo grande contenitore di cultura ed eventi. E, e quindi questo museo oggi diventa un po' un, eh, come un luogo di incontro dove avvengono ogni, ogni giorno tantissime cose, ma dove al tempo stesso si fa un grande viaggio nel tempo, in circa un chilometro di percorso, alla scoperta di tantissime storie che ci hanno preceduto, ma che ci hanno portato fino ai giorni moderni, insomma. Siamo in questo posto che mi lascia un po' senza parole, perché è bello. Io che non sono un'appassionata, perché non ne conosco molto di meccanica, eh, comunque si rimane, quindi invito tutti... A venire al museo Nicolis perché è una, veramente una cosa particolare. Credo una delle poche mostre o comunque di pochi musei eh, nei nostri intorni, ma non solo, credo in tutta Italia, eh, che dove si racconta tante storie e la storia della macchina o comunque de, de, del mezzo e non solo a quattro ruote. Perché ho visto che di là c'è anche un'altra mostra sulle Vespe. Eh, ma al di là di quello tu eh, non ci hai raccontato una cosa, che sei una gran professionista. No. Tu nasci in azienda, nell'azienda qui vicino, l'azienda del papà, la Lamacar, che appunto è l'azienda della carta. Qui a Verona è conosciutissima. Per questo. Da lì poi è nato questo museo, un po' così il passaggio? Sì, un po' così. Poi io eh, racconto proprio la tipica storia, io dico anni 70, perché io sono del 73, eh, in cui eh, l'imprenditore abitava dove c'era l'azienda. Quindi io abitavo in una zona industriale, sono cresciuta lì dove ancora non c'era nulla. Per cui alla sera veramente ho ancora questa immagine <ride> del papà che girava alla ricerca dei ladri prima di chiudere tutto e andare ecco. a letto. E poi fin da piccoli all'epoca. Addirittura, dalle elementari, e nel tempo libero, comunque, fine settimana, si andava a fare dei lavoretti in fabbrica. E quindi, io nasco come, dico sempre, operaio, perché poi, in realtà, noi anche il lavoro manuale della fabbrica lo abbiamo appreso come figli, come fosse la cosa più naturale al mondo. Poi chiaramente abbiamo iniziato, io ho iniziato dagli uffici, addirittura partendo da tutti gli step: no? fotocopie, caffè, centralino. <ride> e ne sono orgogliosa perché chiaramente il papà diceva sempre: se un domani devi imparare a gestire delle persone, in primis devi sapere fare tutto quello che dovrai insegnare. E, e da lì una grande gavetta che per me è stata fondamentale, in quanto poi chiaramente ho fatto tutto quello che è amministrazione, finanza, gestione un po' generale, sono le inferinature che ancora oggi ai giovani dico di apprendere, che ti consentono poi di aprirti a qualsiasi tipo di lavoro. Il museo è venuto eh, gli anni, alla fine degli anni 90, l'abbiamo aperto nel 2000, ma era chiaramente un progetto in progress dagli anni 90. E, e lì ho potuto mettermi alla prova al 100% perché era un progetto nuovo, sfidante, certo. che ancora non esisteva e quindi ho dovuto studiare tutto quello che era relativo all'apertura di un bar, alla vendita dei gadget, un centro congressi, la parte didattica, le visite guidate. Quindi so ho spaziato dalla didattica, formazione, scuole a quello che era la business community per gli eventi, i centri congressi, ma poi anche per promuoverlo come museo d'impresa. Infatti non perché io voglia mettermi una medaglia, però sono anche vicepresidente di Museo Impresa, che è l'associazione europea diciamo, più nota e rappresenta tutti i grandi marchi che dell'Italia hanno fatto la storia. Questo per far capire che poi a livello professionale eh, ho voluto percorrere questa strada in modo ben definito, in modo che non sembrasse il classico museo capriccio, certo, non so come dire, certo. che apre le porte, ma a tutti gli effetti è un museo istituzionale che nel 2018 ha ricevuto l'International Motoring Award, che è il premio mh, più prestigioso che esista al mondo nel nostro settore, quindi... Cioè, lo, lo sottolineo solo per dire che è un percorso di fatica, di sacrifici, di, studio, di grande impegno di, grande di studio, impegno. Che, che però insomma, ha dato anche delle soddisfazioni. Se ti guardi indietro rifaresti tutto quello che hai fatto finora? Assolutamente sì. A volte, quando guardo la mia infanzia, adolescenza, non so che ricordo gli amici che erano molto più spensierati, erano spesso anche a fare tarda notte, per carità, anch'io mi sono sempre divertita, non voglio negarlo. Eh, però ho dovuto rinunciare anche a una parte di quella spensieratezza, ma perché con un grande spirito diciamo eh, di intraprendenza ho voluto impegnarmi in un obiettivo che era questo. E volevo portarlo fino in fondo. Ecco, se c'è una caratteristica mia personale. È che al di là di quelle che siano le prospettive, come ho detto all'inizio, nel bene o nel male, tutti. io ce la metto tutta perché alla fine di tutto io voglio sempre poter dire ci ho provato. E secondo me il segreto un po' di questo passaggio che tutti facciamo terreno è anche quello di continuare a sfidarsi, cercare degli stimoli, e dei progetti, degli obiettivi che accendano anche. E, diciamo la luce su tanti aspetti che ogni giornata ci propone. No? Tutto questo sembra eh, scintillante, insomma, siamo in un museo, eh, una donna realizzata. Insomma, è tutto così bello? È tutto molto bello, ma è anche tutto molto difficile, molto complicato. Grandi responsabilità e a volte anche solitudine nel portare avanti delle scelte che chiaramente sono solo tue ma una vita diciamo tracciata e definita probabilmente da, da quando sono nata e, e quindi anche questa consapevolezza di voler portare avanti un progetto che mi è stato affidato e nel raccoglierne oneri ed onori. Molto spesso quando uno magari ti vede da fuori dice ah è fortunata, che vita. In realtà io dico sempre che ogni persona che sceglie anche di avere eh, un fardello, una responsabilità, un, ma anche la responsabilità di comunicare all'esterno certo. e di essere un, una figura pubblica, comporta in realtà una serie di sacrifici che fai volentieri perché ci credi, ma che però eh, definiscono anche un modello di vita eh, molto particolare e molto dedito al lavoro. Ecco. Senti, tra leggendo un po' quello che hai fatto, hai fatto un sacco di cose comunque, nonostante la tua giovane età, visto che siamo coetanee, per cui guarda, nonostante la tua giovane età, eh, tra le tante, anche il fatto di essere donna all'interno di un mondo inizialmente maschile, oggi meno, ma sicuramente all'inizio era molto maschile, e hai fatto anche qualcosa per le donne, tu sei all'interno del mondo delle donne, hai promosso delle iniziative per loro. Sì. Com'è cambiato da, da quando ho iniziato ad oggi? Allora, eh, io dico sempre, quando ho iniziato ero anche ovviamente giovane, approcciavo ad un mondo assolutamente maschile dove forse questo ancora oggi vale un po', un, una donna si doveva misurare in termini di competenze, di capacità, eh, ancora prima di poter eh, mostrare certo. un, un diploma, un, una laurea, non lo so. Mm. E però, eh, ripeto, questo per me è stato molto formativo perché mi costringeva ad essere molto più preparata di tutte le persone eh, che incontravo e quindi anche in questo caso, con tanto studio e determinazione, eh, ho voluto portare insomma, al tavolo progetti ben formati. Ho fatto anch'io i miei errori, le mie esperienze, ho avuto anche dei no, però eh, sicuramente eh, non è stato facile. Poi, per ciò che riguarda invece gli aspetti che a volte vengono portati alla cronaca per un, insomma, magari difficoltà di altra natura, io ho sempre detto è chiaro che eh, da giovane ragazza, magari anche che si presentava bene, potevo chiaramente incorrere anche. In situazioni magari un po' più eh, ambigue, chiamiamole così, però lì ci va messa la propria maturità e la propria identità, nel senso: io dico sempre alle donne, se tu sei convinta delle tue capacità, delle tue competenze, porta sempre avanti quelle, non, non dare mai modo di essere fraintesa. Io non ho mai voluto fare riunioni a ristorante piuttosto che in sedi diverse da quelle che erano ufficiali. E questo è uno dei consigli che do a prescindere sempre anche e soprattutto alle ragazze giovani perché ti evitano veramente anche di essere fraintesa, che è quello forse più il tema. No? Oggi secondo me non è cambiato molto da una volta se non che le donne hanno più opportunità, vuoi un po' perché sono cambiate anche le tutele e via dicendo e vuoi perché si sono aperte opportunità, insomma tavoli di confronto anche di altri livelli. Quindi in questo senso ci sono più opportunità, le dinamiche però restano le stesse. Perché io dico sempre: eh, siamo tutti esseri umani, è inutile che ci nascondiamo, cioè sono dinamiche che possono capitare in qualsiasi posto, in qualsiasi certo. modo, in qualsiasi lavoro. E ripeto, eh, la propria autostima, la propria identità diventa fondamentale per eh, portare avanti in modo trasparente e al tempo stesso valorizzante la propria figura. Per esempio oggi. Io sono orgogliosa di essere chiamata invece a tavoli magari di confronto maschili anche per portare quel valore aggiunto che la donna porta, sono che è quella sensibilità, quella creatività o quella anche, come si può dire, eh, caratteristica di mediazione che noi donne abbiamo e che è molto propedeutica a, soprattutto a, a progetti tecnici, dove serve invece anche a volte questa piccola certo. capacità di, di mettere ordine no, anche. E nei gruppi di lavoro ecco il museo dove ci troviamo oggi è, è nato tu dicevi nel 2000 anche se il progetto era negli anni 90 come è cambiato in questi vent'anni più o meno allora è, è cambiato completamente allora anche qua io quando l'ho aperto facevo praticamente tutto dalla reception <ride> alle visite guidate e con grande piacere anzi e poi col tempo, soprattutto ovviamente aumentando i visitatori, perché adesso Villa Franca stessa è diventata città dei motori grazie al museo, abbiamo consolidato un flusso turistico internazionale importante, il 70% dei nostri visitatori sono stranieri. E tutte le settimane ospitiamo eventi legati alla business community, Infatti. quindi nel meeting center, e quindi si è proprio trasformato in un, come dicevo prima, luogo in cui ogni giorno succedono cose nuove ed internazionali. Quindi anche il personale stesso è un personale professionale che cresce assieme al museo, che conosce tutte le collezioni ma conosce anche tutti i servizi. Quindi è veramente un'impresa culturale a 360 gradi con cui poi abbiamo iniziato a, a dialogare anche col mondo della moda, della musica, per essere sempre connessi anche con i più giovani, quindi attraverso non so, i videoclip piuttosto che a campagne pubblicitarie, i social. E oggi devo dire che il museo è iperdinamico, faccio fatica veramente a rincorrere io stessa tutte le attività che ci vengono proposte, le opportunità, ma lo dico con gioia perché significa che anche la cultura, se rimane connessa all'evoluzione, alla velocità dei nostri tempi, può ancora rimanere un grande valore sociale, sia di aggregazione che di dialogo con tutte le generazioni. In questo periodo eh, si sta parlando di un appuntamento che poi eh, seguiremo, i giornali sicuramente seguiranno, che è questo appuntamento che Papa Francesco ha voluto nella terra di Francesco, di Economy of Francesco. E, tu sei una donna che di economia se ne intende, di finanza se ne intende, di industria se ne intende, ci sei nata e eh, l'obiettivo di questo appuntamento di fine marzo sarà quello di trovare degli dei sistemi, non so se sarà fattibile, non so se è, io mi auguro di sì, eh, dove la finanza sia più umana, dove la finanza sia più equa, dove ci sia più giustizia un po' per tutti. Eh, il sistema, non so come sarà, eh, dobbiamo ancora scoprire tutto, però a te che sei del settore e che sei in questo mondo, che è un mondo fatto di numeri ma molto di relazioni, mi pare di capire e di grande apertura anche al mondo creativo e culturale. Ecco, secondo te questo appuntamento, come comunque l'interesse per questa, per questo mondo, la finanza e l'economia può cambiare il mondo? Può riuscire a cambiare la struttura per essere più integrato anche, più vicino alle varie realtà che ci troviamo Tu hai fatto l'esperienza adesso del museo, vieni da un'azienda, ma eh, da un'azienda hai creato cultura. La cosa Potrei rispondermi da sola, è fattibile, però con quanta creatività bisogna riuscire secondo te a trasformare per trasformare poi un sistema? Allora, volendo essere molto realisti, oggi è un momento storico e molto delicato, nel senso che di fatto c'è in atto una difficoltà anche dell'impresa, del mondo dell'economia, mm. della politica e molto, come si dice... Ehm, in, messo in discussione ma perché sta subendo chiaramente dinamiche di varia natura internazionale quindi molto spesso eh, le aziende stesse si trovano oggi a dover fare i conti con i numeri non lasciando spazio, diciamo, troppo spazio a quello che è la parte umana ed è questo un po' forse anche il focus della discussione perché in questo momento c'è un grosso conflitto tra il bisogno di sostenere l'apparato economico chiamiamo meramente economico e finanziario certo. di un'attività rispetto a quello che è la valorizzazione delle risorse umane. E a questo proposito io sono molto favorevole alla valorizzazione delle risorse perché eh, sulla mia esperienza, ma, ma posso anche portare l'esempio diretto del museo, ho potuto verificare che con la formazione e l'investimento sul singolo individuo escono anche delle caratteristiche, un attaccamento diciamo al lavoro ma anche agli obiettivi e ai valori. Noi abbiamo una mission, abbiamo una vision e quella la puoi condividere solo quando il contatto con la parte profonda personale è veramente toccato. E quindi sono la prima a dire che assolutamente anche se vogliamo parlare di efficienza, una qualsiasi persona viene messa in efficienza nel momento in cui la motivazione diventa anche un valore aggiunto a se stesso. Poi esiste, come dicevo prima, questo eh, grande dilemma che è che purtroppo tutti a fine del mese dobbiamo fare i conti con dei numeri che sono sempre più difficili da, da sostenere quadrare. in Italia ed è un po' questo, credo, il tema a cui si fa riferimento. Quindi io dico sì, è giusto e corretto continuare ad avere eh, un occhio di riguardo a tutti quelli che sono gli aspetti un po' a misura d'uomo perché poi la società e la vita quotidiana è fatto di questo. Poi e bisognerebbe trovare anche una quadra per tutto quello che, che concerne poi la sostenibilità perché anch'io sono la prima che vorrebbe continuare a formare il personale però purtroppo a fine mese devi, devi fare prima il conto. Eh, dare precedenza a priorità molto più eh, eh, incontingenti in diciamo rispetto a quelle però sono assolutamente d'accordo sul fatto che nel momento in cui si dà più mh, centralità all'uomo e sicuramente diventa anche una società, un lavoro più piacevole, più appagante, ma per tutti. Poi non dimentichiamoci che c'è un concetto base che per me è fondamentale: che quando tu formi una persona, la fai crescere, comunque appagata, porta in famiglia questo patrimonio intangibile. E anche se vogliamo parlare di una donna, mh, come, come si diceva, no? al tempo stesso porta anche formazione ai propri figli, certo. al proprio marito, al proprio modo poi... di condurre insomma, una crescita familiare, culturale, che insomma, è un, veramente una ricchezza importante. Sei di Villa Franca, veronese, hai ricoperto dei ruoli importanti anche all'interno della società veronese. È una domanda che non ti vuole inimicare nessuno, sì. <ride> però eh, di buono Verona sappiamo che cosa, è una città bellissima, mh, produttiva, ma che cosa c'è che si potrebbe aumentare in Verona, migliorare nella nostra città? Ma allora, io in questo momento ho scelto di dedicarmi in modo particolare al turismo, perché poi ecco, faccio una premessa: a me piace anche eh, cambiare no, ogni tot, anche obiettivo, perché io sono abituata a lavorare a progetti. Ora c'è questo progetto importante. E che vuole valorizzare soprattutto anche la promozione e la comunicazione mm. culturale e turistica del territorio, perché quando io parlo di turismo parlo dell'industria del turismo, che è un comparto immenso che parte da chi fornisce tutto quello che è il materiale per costruire un qualsiasi immobile fino alla eh, vendita stessa del prodotto di cui fruisce un turista. E su questo dobbiamo ancora lavorare tanto perché dobbiamo fare più squadra, come si dice sempre, è un tema che ricorre, La ricorre con i È una delle sfide più difficili, sì. perché poi, e anche lì parlo invece da imprenditore, capisco che ognuno deve portare a casa il proprio piccolo obiettivo. Ripeto, per fare i suoi conti anche di come far quadrare il suo progetto, però dobbiamo assolutamente diventare più altruisti e generosi in questo, perché nel momento in cui veramente capiamo che eh, promuovere tutti insieme un territorio, non parlo solo di Verona, ma della sua provincia, del lago di Garda, di tutto quello che, che ne compete, significa eh, veramente creare un indotto che oggi sul mercato è ancora molto competitivo, perché se c'è una mm. cosa che ci invidia il mondo, lo sappiamo, l'abbiamo detto cento volte, certo. è l'industria del turismo, perché quello è, è un nostro patrimonio che nessuno ci può portare via e possiamo esprimere solamente noi. Quindi del nostro territorio... In questo momento io vorrei veramente cercare di eh, implementare, migliorare questa cultura, perché si tratta di questo, la cultura dell'accoglienza certo. e, e la cultura della condivisione delle opportunità. E quindi capire che tante volte apparentemente perdi un pezzo, ma ne guadagni uno molto più grande. Questo rimane un tema centrale da, da, da continuare sì, sì, a ribadire. Allora, i nostri 20 minuti più o meno sono andati, eh, stiamo sforando, però eh, un'ultimissima domanda. Che sei felice, l'abbiamo saputo all'inizio perché l'abbiamo detto. Mm. Ti sei sposata non da tantissimo, è cambiata la tua vita, sei più felice ancora, ancora di più di, di prima, sei, sei realizzata il Ma... matrimonio... Allora, eh, sì, perché io credo in, in questo valore, perché essendo anche appunto credente e praticante, è ovvio che eh, sono percorsi che completano anche la tua interiorità. Poi sono sicuramente felice perché al mio fianco ho una persona che stimo e con cui c'è un rapporto che non avrei mai immaginato si potesse avere <ride> eh, insomma, in famiglia. Non perché non sia romantica, ma perché credo che non sia neanche semplice eh, riuscire a trovare degli equilibri che ti appagano e continuano a farti crescere. Forse anche il fatto di aver aspettato eh, a trovare la persona che mi completa è eh, la cosa più eh, che mi. Che mi rende felice è proprio il fatto che tutti e due siamo, eh, siamo, tutte e due siamo persone che hanno voglia di mettersi sempre in discussione, di crescere, di fare, poi ecco, abbiamo questa passione anche per le attività sociali, quindi è un po' a 360 gradi un rapporto che mi consente di rimanere me stessa, che, che trovo fondamentale in una coppia, e di avere qualcuno che ti fa per me e io ti fu per lui, questo forse è sicuramente è un rafforzativo no? De, della vita coniugale. Allora, in bocca al lupo per tutto, Cretti. ma suppongo che mi fa piacere vedere due occhi che sono sorridenti, che mm. ridono. Eh, grazie mille per quello che ci hai raccontato, per le sottolineature che hai dato, soprattutto per quanto riguarda il mondo dell'impresa, la presenza femminile. E quello che Verona deve fare ancora, soprattutto dal punto di vista del turismo. Ringrazio anche tutti voi per essere stati con noi. Vi invito ancora una volta a venire qui a Villa Franca a vedere il museo Nicolis, a vedere, ad apprezzare, a fare questo viaggio nel tempo, come ci diceva Silvia, eh, qui a, al museo Nicolis. Grazie a tutti voi e arrivederci Grazie. come sempre. Alla settimana prossima.